Mi chiesero perché te ne vieni qua, stai in Europa, si sta pure bene e ci stavo a mio agio, devo dire, mi piaceva anche molto. Ma perché te ne vieni qua a romperti le scatole? E io dicevo, io da questa città ho avuto tantissimo, dalla politica, dal partito in cui milito da tanti anni, ho avuto una cosa straordinaria, perché a me, devo dire, mi avete votato per un sacco di volte. E quindi, no, se non lo faccio io, di rinunciare a quelle cose che fanno il consenso immediato o che si misurano nello spazio di un ragionamento breve, se non lo faccio io di gettare il cuore oltre lo stato, chi lo fa? In questo momento, prima che lo facciano gli altri e che magari lo fanno facendo macelleria sociale, rinnegando le cose che noi abbiamo fatto, mi sembrava che fosse questa la funzione da svolgere. E io penso però che probabilmente in teoria questo ragionamento poteva trovare consenso delle forze politiche, ma quando poi siamo andati a decidere è stato difficile perché le decisioni, soprattutto quelle un po' impopolari, hanno bisogno di una forte tensione della politica e non di un momento debole della politica.